Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Oggi 4 febbraio 2018, questa è la prima edizione della rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni e guerra aperta tra imputati e indagati nella quarta gamba del centrodestra laziale. Tu sei imputato per truffa, sei peggio tu. No, tu sei indagato per corruzione, sei peggio tu. Insomma, uno contro l'altro, praticamente amici. E a dir poco, tragicomica la guerra a chi è più impresentabile, che in queste ore sta andando in scena nel segmento romano di UDC e Noi con l'Italia. In mano a chi stiamo, cari amici? Dissesto idrogeologico, oltre 15.000 firme per l'appello degli studiosi alla politica. Falle nel sistema e soldi usati male, dicono. L'iniziativa di un gruppo di professori con la collaborazione di fattoreh.it, ricordatevi questo sito, fattoreh.it. Non c'è cultura del presidio del territorio e le conoscenze sono ferme al 1966, l'anno dell'alluvione di Firenze. Da allora le vittime sono state quasi 1.000. Dirigo il carcere di Paliano, ma vivo coi detenuti. Hanno ricostruito tutto, dalle celle agli orti. La prigione ora è una casa. Nadia Cersosimo, o Cersosimo, ha 52 anni e da 11 a capo del penitenziario in provincia di Frosinone, dove risiedono 89 collaboratori di giustizia. Possono frequentare le scuole, hanno una biblioteca a loro disposizione e tutti hanno un lavoro. Ogni giorno, racconta la direttrice, imparano qualcosa da chi ha sbagliato. Elezioni. Di Maio dice Dessì rinuncia alla candidatura, all'aspirante premier 409 voti dalle parlamentarie, tra gli esterni 300 click per Gianluigi Paragone, il giornalista candidato al Senato, è risultato il più votato nel collegio Lombardia. 03 il capitano Gregorio De Falco ha invece vinto il collegio Toscana. 02, sono i numeri, raccogliendo 262 voti su 2155, mentre l'ex presidente Adusbef Elio Lannutti è risultato il terzo più votato nel collegio Lazio, appunto per il Senato, con 405 consensi. Nicola Cosentino torna libero dopo 4 anni, condannato a 25 in 4 processi. Ex sottosegretario referente dei Casalesi. La decisione è stata presa dalla sesta sezione della Corte d'Appello di Napoli su richiesta degli avvocati Stefano Montoni e Agostino De Caro. Resta a carico dell'ex numero 2 del Ministero dell'Economia del governo Berlusconi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E anche qui questo pezzo, insomma, hanno risolto e hanno messo fuori anche un'altra persona condannata definitivamente. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.